Inizia con l'omaggio al bambinello, la messa del pontefice nella solennità dell'Epifania. Un piegarsi su Gesù come fecero i re magi che, giunti a Betlemme, guidati dalla luce della stella, si prostrarono e lo adorarono. Oggi, ha sottolineato Papa Francesco, sarebbero gli uomini e le donne in ricerca di Dio nelle religioni e nelle filosofie del mondo intero. Persone in cammino che allora trovarono nel bambino la tenerezza di Dio. I magi erano i sapienti, scrutatori del cielo, spinti al viaggio da un segno, la cometa che indicava la nascita di un re. Secondo la logica umana lo cercarono a Gerusalemme, nel palazzo di Erode, e lì, ha affermato il Papa, incontrarono la tentazione. Erode era infatti l'uomo del potere e vedeva in Dio il suo rivale più pericoloso. In quel momento di oscurità fu lo Spirito Santo a prendere i magi per mano, a concedergli la gioia grandissima di rivedere ancora una volta la stella. Davanti a Gesù, però, ancora una tentazione, il rifiuto della piccolezza a cui loro rispondono con l'adorazione, il primo passo verso il mistero. Qual è il mistero in cui Dio si nasconde? Dove posso incontrarlo? Vediamo attorno a noi guerre, sfruttamento di bambini, torture, traffici di armi, tratta di persone. In tutte queste realtà, in tutti questi fratelli e sorelle più piccoli che soffrono per tale situazione, c'è Gesù. Il presepe ci prospetta una strada diversa da quella vagheggiata dalla mentalità mondana, ha affermato Papa Francesco. È la strada dell'abbassamento di Dio, la sua gloria nascosta nella mangiatoia di Betlemme, nella croce sul Calvario, nel fratello e nella sorella che soffre. I magi sono entrati nel mistero. Sono passati dai calcoli umani al mistero. E questa è stata la loro conversione. E la nostra? Chiediamo al Signore ci conceda di vivere lo stesso cammino di conversione vissuto dai magi, che troviamo il coraggio di liberarci dalle nostre illusioni, dalle nostre presunzioni, dalle nostre luci, e che cerchiamo questo coraggio nell'umiltà della fede e possiamo incontrare la luce, lumen, come hanno fatto i magi. All'Angelus in piazza San Pietro il Papa ha ricordato che il Signore insegue anche chi è lontano da Lui, nel suo amore appassionato, fedele, umile, e per questo bisogna avere fiducia nella persona e nella sua salvezza, sullo stile dei magi, camminatori attenti ai segni, instancabili e coraggiosi. La vita è un camminare, camminare sempre, cercando Dio, sempre col Vangelo in tasca, nella borsa, per leggerlo sempre con noi. Camminare attenti, instancabili, coraggiosi e con la luce della parola di Dio.